Io non ci posso credere che la gente è così cretina che ha creduto a questa news. E ragazzi, questa a dir poco è veramente una cosa immorale che stanno facendo i giapponesi. Devono mentire sul fatto di essere infetti per via delle loro aziende. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, questo era un video che non avevo in programma di fare, non ho neanche fatto la barba oggi per dire. Però mi andava di parlarne perché volevo darvi una prospettiva di che cosa sta succedendo qui in Giappone e volevo parlare di come il Giappone sta reagendo a tutta questa questione del virus e quali sono le differenze comunque con l'Italia e il Giappone. Allora, come sapete, vabbè, la prima similitudine che posso trovare è la Lombardia, che adesso è in uno stato di quarantena, che è allo stesso modo dell'isola più a nord del Giappone, che è l'Hokkaido. E infatti in quell'isola sono tutti praticamente bannati dal lasciare la loro casa e comunque il governo ha dichiarato uno stato di emergenza in quella regione del Giappone. E questo stato di emergenza continuerà fino al 19 di marzo, almeno finché non ci saranno delle nuove aggiornamenti al riguardo. E tutti gli eventi comunque che erano in programma e che sarebbero dovuti avvenire in questo periodo sono stati cancellati, alcuni rimandati, alcuni del tutto cancellati, quindi concerti, che ne so, gli eventi sportivi, eccetera, eccetera. Ci sono stati determinati fatti che comunque stanno allarmando me e i miei amici. Il primo di tutto è quello che sta succedendo in Hokkaido. Secondo luogo il fatto che comunque praticamente tutti i negozi non hanno maschere, sapete in Giappone tutti indossano le mascherine molto spesso, specie in questa stagione perché è il periodo dei pollini. Quest'anno però ci sono chi le ha e chi non è riuscito a comprarlo, quindi non può indossarle. Anche se voi andate per esempio per dire in farmacia, ho fatto un video, ve lo lascio qui, guardate, questo è un video che ho fatto io, guardate quanta gente era in fila in farmacia all'orario d'apertura. Queste erano le 10 di mattina, la farmacia stava per aprire e c'erano 20 persone che stavano aspettando. Tra l'altro, per quanto riguarda le mascherine, c'è chi cerca di comprarle online, però hanno dei prezzi veramente assurdi, cioè vi parlo di 100 euro o addirittura si possono far spedire da altri paesi, ma i prezzi sono quasi uguali, 10.000 yen per un pacchetto di mascherine è veramente assurdo. Io ero abituato a usare le mascherine un giorno, gettarle, mentre adesso la stessa mascherina cerco di usarla 3-4 giorni. Per fortuna io avevo un po' di mascherine a casa che avevo comprato negli anni e non avevo mai utilizzato, quindi ne ho una quarantina, dovrebbero bastarmi. Un'altra cosa che è successa in questi giorni è che non si trova più nemmeno la carta igienica. È davvero assurdo, però sembra che praticamente se andavate nei negozi comunque in questi giorni vedevi dei giapponesi che se ne tornavano a casa con boh, 5-6 borse strapiene di carte igieniche. News fake come questa hanno veramente creato il panico tra la gente, perché immaginatevi, cioè sembrava veramente una scena post apocalittica, cioè vedere tutti questi negozi che normalmente hanno pacchi e pacchi di carte igieniche non averne più all'improvviso comunque crea un po' di allarme nelle persone. E il fatto che questa informazione comunque distorta diceva che il Giappone si rifornisce per quanto riguarda la carta igienica in Cina, ma ciò non è vero. Il Giappone produce la sua carta igienica, quindi non ha bisogno di rifarsi alla Cina per poter avere carta igienica, quindi non rimarrà senza carta igienica. Tuttavia, questo non ha fermato le persone ad andare a comprare carta igienica in quantità industriali, tant'è che in tutti i negozi praticamente c'era la scritta un solo pacco di carta igienica per famiglia, perché la gente ne stava comprando tantissima. Quindi, anche se è tutta una cosa finta e fake, fa comunque paura e crea un certo panico, perché io personalmente sono andato per comprare carta igienica e non l'ho trovata. E nelle prossime settimane, forse già la prossima settimana dovrebbe essere a posto. Il punto è che anche se sai che è una fake news, nel dubbio tu vai a comprare carta igienica, perché magari non sai quante persone possono credere a quella fake news, capite? Una cosa però interessante, diciamo anche un po' pazzesca che è successa in questi giorni, è che questa news ha veramente colpito, diciamo, se vogliamo dirlo così, uno youtuber, forse lo youtuber, no, sì, direi proprio lo youtuber più grosso giapponese, che è Hikakin. Infatti è girata la news che il Giappone era senza carta igienica perché si era comprata tutto questo Hikakin. Hikakin è veramente uno youtuber ricchissimo, c'ha un'agenzia in Giappone che si chiama e veramente c'ha tutti i creatori più grossi giapponesi con milioni e milioni di iscritti e so che prende una grossa percentuale e anche il suo canale genera ogni giorno milioni di visite, quindi veramente
lo youtuber più influente, però girava questa news che lui avesse preso e comprato tutta la carta igienica, e poi c'era anche un video suo, c'erano delle immagini in quest'articolo di lui ricoperto di carta igienica, che tuttavia quello era un video di tipo 4 anni fa, però questo lo ha veramente colpito. Infatti tutto il suo feed di Instagram e di YouTube era completamente pieno di insulti, ed è completamente ingiusto tutto ciò. Io non ci posso credere che la gente è così cretina che ha creduto a questa news e che se la sia presa con uno YouTuber che non c'entrava assolutamente niente con tutto ciò. So che questa non è una notizia importante rispetto magari a tutto quello che sta succedendo, però ti fa capire come la paura del coronavirus crei questa psicosi e manda la gente a diventare cretina. Cioè, veramente, normale essere preoccupati, è normale prendere le giuste precauzioni, però anche è normale ragionare prima di agire in alcuni casi. Per esempio, menare qualche cinese in Italia sicuramente non fermerà la diffusione del coronavirus. So che questa non è una notizia così importante a livello globale, anzi, rispetto al coronavirus è proprio la punta dell'iceberg. Un'altra delle parole comunque che vedrete molto spesso su Twitter è Kansen Kakushi, che se non lo sapete vorrebbe dire kansen, infezione, kakushi sarebbe nascondere, quindi nascondere l'infezione. Infatti moltissimi, anche italiani, hanno scritto il Giappone mente sul numero di infettati, eccetera, eccetera, e sembra che realmente sia così. Infatti sembra che molti esperti abbiano comunque detto che il Giappone ha molti più infetti di quelli che dichiara di avere. E tutto ciò praticamente si è diffuso perché sembra che comunque molti lavoratori che lavorano per aziende giapponesi, penso che siano un'altra di queste black company di cui ho parlato in vari video, che comunque sono quelle aziende giapponesi che ti fanno lavorare in condizioni di lavoro disumane, abbia costretto i dipendenti a mentire, quindi a nascondere il fatto che loro siano infetti o che possano infettare gli altri, e a detta loro per evitare di creare panico. Ma vi rendete conto che ci sono dei lavoratori in Giappone che devono mentire sul fatto di essere infetti per via delle loro aziende? Questa cosa è veramente assurda. Queste aziende non vogliono fronteggiare dei danni a livello economico o comunque perdere dei grossi capitali per via di un'infezione, perché se un dipendente è infetto, probabilmente l'intera azienda dovrà essere messa in quarantena se lavorano in un ufficio. E ragazzi, questa a dir poco è veramente una cosa immorale che stanno facendo i giapponesi, veramente. E molti di loro sembra che siano stati minacciati al licenziamento se avessero confessato di essere infetti addirittura, vi rendete conto? E questa è una cosa che mi fa veramente paura, ma sembra che il governo giapponese stia nascondendo il numero di infetti in questo paese. E questo perché sembra che il Giappone non abbia abbastanza risorse per fronteggiare comunque le cure o comunque le possibili quarantene per tutte le persone che sono sospette di infezione, diciamo. Tutti praticamente gli esperti che hanno parlato nei vari news, eccetera, hanno tutti comunque confermato questo fatto. Ci sono molte, ma molte più persone che sono infette rispetto a quelle che noi crediamo. Infatti adesso l'Italia è molto sopra il Giappone, però chissà se questo numero è davvero così superiore rispetto al Giappone. E sembra davvero che ci sia veramente poco che si possa fare, almeno in Giappone, per evitare che questo virus si diffonda, perché come il virus dell'influenza, eccetera, eccetera, in una città come Tokyo o comunque in un paese come il Giappone, basta che ci sia una persona che ce l'abbia che lo passa a tutti, cioè non c'è da stupirsi. Però l'unica Oddio, scusate. Oddio. Cioè, ragazzi, anche se tossite da qualche parte in Giappone, vi giuro che avrete tutti gli occhi addosso in Giappone, in un paese che una cosa del genere non succede mai. Cioè, in Giappone potete fare le peggiori cose, la gente vi vede ma cercherà di non guardarvi, ma in questo periodo basta che tossite, che la gente comunque si allarma e va in panico, ed è del tutto normale, cioè, lo capisco, eh. Comunque una differenza con questo coronavirus è che è un virus completamente nuovo, che ancora non si sa molto al riguardo, e tra l'altro un altro dei problemi che comunque solleva questo virus è il fatto che se tu lo prendi puoi riprenderlo, perché infatti ci sono stati dei casi proprio qui in Giappone di gente che era guarita da questo virus e poi è risultata nuovamente positiva. Non si può prevedere come questo virus si svilupperà, come saranno la situazione nei prossimi mesi o giorni, perché davvero ogni ora sembra che
comunque le cose cambiano e peggiorino, quindi non so esattamente come sono le condizioni in Giappone. Sto vivendo la mia vita normalmente qui in Giappone, sto andando addirittura anche in palestra, sto uscendo, cerco di prendere precauzioni per quanto posso, metto la mascherina, mi lavo le mani, ci sto un filino più attento, cerco di non andare in posti troppo pieni di persone, però oltre ciò non faccio. Una cosa però che veramente spaventa è il fatto che comunque potrebbe esserci un'escalation di questo virus e le condizioni potrebbero peggiorare in qualsiasi momento, quindi al momento io mi sento ancora tranquillo e riesco a vivere la mia vita in modo normale qui in Giappone, però potrebbe essere che tra qualche giorno potrebbe cambiare tutto. Volevo condividervi comunque come la sto vivendo io, come la stanno vivendo i miei amici giapponesi, cosa stanno dicendo i siti di news, come sta reagendo Twitter, la comunità giapponese al riguardo, e spero di aver condiviso tutto quello che volevate sapere, perché in tantissimi mi state chiedendo di parlare di questo coronavirus, com'è la situazione in Giappone. Bene, la situazione è questa, ditemi che cosa ne pensate anche voi nei commenti e vi mando un grande saluto e alla prossima. Grazie ancora per vedervi questi video, mi raccomando lasciate un mi piace e commentate, grazie sempre. Ok ragazzi, stiamo facendo adesso uno shooting in casa mia con Noboru Miyamoto. Adesso vi faccio vedere le foto sexy che facciamo. Ragazzi, eccoci qui con i video update. Allora, questo è il look di oggi, spero vi piaccia. Allora, sto per andare a Shibuya, vabbè, non che sia lontano perché già vivo a Shibuya, però mi sto per vedere con Eddie, che è un mio amico musicista, che c'ha un canale YouTube, quindi spero che ci divertiremo. Spero che vi piacciono questi weekly update che vi faccio a fine di ogni video adesso, e così vi posso rendere più partecipi nella mia vita in Giappone. Mi fa piacere avervi qui con me tutti i giorni. Pranzo da Midori. Ok ragazzi, ecco il pranzo di oggi. Caffè di Kowa, appunto, che c'è a Monte Napoleone nel 1817. Perché è famoso il caffè Kowa? È perché l'ideatore si dice che è anche quello che ha creato niente poco di meno che il panettone, che tutti preferiamo al pandoro. Ragazzi, Cisana Energy. Volevo eleggere il miglior commento di ieri. Perforami come fa un muratore con un muro, perché ieri ho postato questa foto su Instagram. Se non mi seguite, andate a farlo e mettete like. Me lo metto da solo. Bye bye. Ecco che è arrivato il mio adorato Mabo Tofu. Guardate che spettacolo. Hai fame? Oh. Spaghetti, sempre di Sichuan. Io non sopporto il rumore del polistirolo. No, sai cosa detesto io in particolare? Il rumore dei tovagliolini quando toccano i denti. Presente i tovagliolini di carta che toccano i denti, proprio non li sopporto. Ci prepariamo a un nuovo periodo di musica. Tanta musica, tanta musica nuova.